La squadra guidata da Massimiliano Allegri arriva a questo importantissimo appuntamento un po' incerottata, visti i tanti infortuni e le defezioni soprattutto nella zona nevralgica del campo, il centrocampo. Mancheranno sicuramente Paul Pogba e Nicolò Fagioli, per le note vicende extracampo, mentre è ancora in dubbio Manuel Locatelli, dopo il problema alla costola che gli ha fatto saltare gli impegni della nazionale italiana di Luciano Spalletti. Ma anche Simone Inzaghi ha i suoi problemi, assenti certi due pilastri della difesa, Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Nonostante tutto, però, ci si aspetta una bella partita da parte della prima e della seconda della classifica del campionato di Serie A, con duelli fisici e sprazzi di tecnica. Almeno questa è la speranza di tutti. E chi potrebbe sparigliare le carte, in questa situazione di difficoltà numerica, è proprio l'allenatore bianconero che, nel corso degli ultimi 18 mesi, ha deciso di cambiare rotta e lanciare diversi giovani protagonisti delle giovanili in prima squadra. È il caso di Matias Solé ed Enzo Barrenechea, adesso protagonisti con la maglia del Frosinone. Mentre tra quelli attualmente in rosa possiamo menzionare Fabio Miretti, Samuel Ailing Jr. e Kenan Ilvitz, quest'ultimo vero e proprio pallino del trainer livornese. Juventus, sirene turche per gennaio, il futuro di Kenan Ilvitz, autore di un gol strepitoso all'esordio, contro la Germania con la nazionale maggiore della Turchia guidata dall'italiano Vincenzo Montella, Kenan Ilvitz, nonostante il recente prolungamento di contratto con la Juventus, continua ad essere nel mirino di diversi club per gennaio. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da calciomercato.it, il Fenerbahçe sarebbe pronto a fare carte false per avere il calciatore in rosa all'apertura della sessione invernale del calciomercato. Ma anche Galatasaray e Besiktas non mollano la presa. In ogni caso, tutti i tentativi sono destinati ad andare a vuoto. La volontà della Juventus e di Massimiliano Allegri è chiara. Kenan Ilvitz non lascerà la Juventus, men che meno a stagione in corso. Il ragazzo, come detto, è un pupillo dell'allenatore e, in vista della partita di questa sera, non sono escluse sorprese anche su questo fronte. Dunque, Ilvitz a gennaio, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà in bianconero, pronto a dare il suo apporto quando verrà chiamato in causa. E non è detto che non possa succedere già tra poche ore. La Juve pesca in provincia. Colpo low cost per sostituire Pogba e Fagioli. Un centrocampista per Allegri in modo da regalare al tecnico una risorsa in più in mezzo al campo con cui affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Sembra essere questo il piano della società bianconera in vista del mercato di gennaio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, troviamo anche il nome di Nandes all'interno del casting per il centrocampo della Juventus. Classe 1995, Nandes è un giocatore del Cagliari, attualmente infortunato, il centrocampista ha giocato, fino ad ora, 11 partite tra tutte le competizioni realizzando un gol e un assist. Giocatore duttile tatticamente, può essere impiegato sia davanti la difesa sia come mezzala, forte fisicamente, dinamico, riesce a disimpegnarsi al meglio nelle due fasi di gioco. Tra le sue caratteristiche principali troviamo, senza ombra di dubbio, il tiro dalla distanza. Il contratto di Nandes scade il prossimo 30 giugno e, proprio per questo, potrebbe essere una trattativa low cost. Al momento siamo sul piano della semplice ipotesi, anche perché il Cagliari farà di tutto per non privarsi di un giocatore fondamentale all'interno del sistema di gioco di Ranieri.
Non ci resta che aspettare per capire quale sarà la scelta bianconera per quanto concerne il discorso centrocampo. Ritorno di fiamma della Juventus per Valentín Barco, le ultime dalla Spagna. Protagonista di una crescita esponenziale in questo primo scorcio di stagione, la Juventus di Max Allegri è attesa da una vera e propria prova del 9 contro l'Inter. Costretta a far fronte alla consueta emergenza a centrocampo, che fa il paio con le defezioni in difesa dei nerazzurri, la compagine bianconera non snaturerà il proprio credo tattico. Una buona fase difensiva e linfa importante dalla corsia esterne hanno permesso a Chiesa e compagni di tenere il passo della corazzata di Inzaghi. Tuttavia, tutta l'area mercato bianconera è consapevole della necessità di puntellare un organico che presenta lacune strutturali piuttosto evidenti. Non rappresenta una priorità, almeno per il momento, la situazione riguardante la corsia mancina che, però, potrebbe assistere ad un sostanziale restyling in vista del mercato estivo. E chissà che non possa ritornare in auge un profilo entrato a più riprese in orbita bianconera. Ci stiamo riferendo a Valentín Barco, legato al Boca Juniors da un contratto in scadenza il 31 dicembre 2024 che non è stato ancora rinnovato. Il laterale mancino si sta ben disimpegnando sia con la maglia degli Xeneizis sia nel mondiale Under 20. Non sono poche, infatti, le prove scintillanti offerte dal gioiellino della Selection, la cui crescita non è di certo passata inosservata. Dopo aver ingolosito diversi club dalla Premier e il Real Madrid, infatti, Barco sarebbe finito nuovamente nei radar della Juventus. A riferirlo è Ocfisciaies.com, che svela come i progressi del classe 2004 siano monitorati con attenzione dai dirigenti bianconeri. Ma c'è di più, come evidenziato dal portale Iberico, infatti, l'interessamento di Madama per Barco potrebbe portare a sviluppi concreti già nelle prossime settimane. Dopo aver avviato i primi contatti esplorativi, infatti, la vecchia signora sarebbe intenzionata a passare alla fase operativa per imprimere la svolta definitiva all'affare e battere una nutrita concorrenza. Non spaventata dal valore della clausola rescissoria, infatti, la Juve ha riallacciato contatti importanti sul fronte Barco, desiderosa di velocizzare i tempi di manovra. Pur essendo ancora lontano da una definizione totale, dunque, l'accostamento Barco-Juve potrebbe portare a novità importanti a stretto giro di posta. Da non escludere nuovi colpi di scena.